So soltanto che sono fuori casa da domenica e non so niente. Della mia casa non è rimasto nulla, quello che ho è quello che mi hanno prestato, gli occhiali e il cellulare. Mi è morta una gattina arrostita, ok? E ho perso anni di sacrifici perché io non sono una sbarbata. Dentro c'era la mia vita che è stata cancellata in 9 minuti. Quindi diciamo avete aspettato fino a adesso venerdì, vi daranno una risposta in comune, riuscirete. Speriamo, speriamo. Adesso lei dove... Io alloggio dalla mia famiglia, fortunatamente, rispetto a molti sono fortunatissima sotto questo aspetto. Per cui per il resto... Aiuto. Sono andata a comprarmi le mutande e lo spazzolino da denti perché comunque non ho più niente, né documenti, niente, niente di niente. Finora avete fatto un po' tutto da soli, anche questo. E beh, per forza, perché è logico, ci vuole anche il tempo per organizzare. Io non posso aspettare una settimana a lavarmi i denti e cambiarmi le mutande, scusate. Cioè loro fanno quello che possono fare, perché non è facile coordinare 70 famiglie. Perché purtroppo non essendo un terremoto viene vissuto, ma è stato un terremoto di fuoco, di fuoco. E quindi volete avere lo stesso tipo di risposta istituzionale? Certo. Assolutamente, ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Poi chi ha le responsabilità pagherà, però non dobbiamo pagare noi, non dobbiamo pagare noi. Lei è d'accordo, signora, sull'incontro venerdì, stessa cosa? Volete risposte, è questo che chiedete? Se vuole parlare. No. In questo momento si è mossa la gente, i cittadini milanesi come al solito, il quartiere si è mosso, anche le case popolari, a differenza di come dice qualcuno, ci sono venuti tutti incontro, perché io qua ho fatto un mega mutuo per potermi permettere questa casa e lavoro da 52 anni, non da un giorno, da quando ero bambina, per avere questa casa. Ti ha dato in fumo in 10 minuti, ok? Non aggiungo altro. No, c'è più niente, mi hanno consigliato di non entrare nel mio appartamento, perché purtroppo è stato uno dei più colpiti, perché tutto quello che è caduto giù, io ero sopra i tetti delle villette, il ritorno di fiamma è ripartito l'incendio ben 3 volte. Di conseguenza non c'è stata la possibilità, ho assistito in diretta, perché dai piani alti, quando io sono scesa, che ero rientrata da pochi minuti in casa, e mi hanno io ho preso giusto il cellulare e le chiavi di casa, perché non pensavo di non rientrare. Da 14esimo in pochissimi minuti è caduto tutto e ha bruciato tutto il palazzo. Non so se qualcuno ha fatto vedere i video. E lei abitava in un piano basso? Abitavo al 4° piano, per cui non c'è stato proprio niente da fare. Non c'è stato niente da fare.